14 ottobre 1944. L'autista della limousine nera guida verso Berlino a forte velocità. Il passeggero sul sedile posteriore è in fin di vita. Il telegramma di condoglianze è già stato dettato. La corona di fiori inviata dal mandante è già in viaggio. Lo aveva coperto di onori, promosso a feldmaresciallo. Un idolo del popolo. Una figura tragica. Suicidio su commissione. Funerali di Stato, una messa in scena del regime. Nessuno deve sapere cos'è realmente accaduto. La famiglia, invece, sa. Eravamo come paralizzati. Il generale von Rundstedt mi disse semplicemente: lei ha perso suo padre e scomparve. Una situazione irreale. Il Führer ci ha chiamati qui per dare l'estremo saluto a Erwin Rommel. Il feldmaresciallo è caduto eroicamente in seguito a gravi lesioni riportate durante la battaglia di Normandia. Provavo una sensazione di grande angoscia e di impotenza. Speravo solo che tutto finisse in fretta. Dopo il suo discorso commemorativo, il generale feldmaresciallo von Rundstedt depone la corona inviata dal Führer. Ricordo i funerali di Stato, che atto di viltà. Pensate fin dove poteva arrivare l'ipocrisia di tutto il sistema. Terribile. Un sistema che ha fatto di Erwin Rommel il vincitore della battaglia di Tobruk, un mito della propaganda. Aveva stretto un patto mortale con il potere. Settembre 1942. Sul fronte orientale la situazione si fa sempre più critica. Hitler ha bisogno di vincitori. Rommel è all'apice della sua carriera. La propaganda trasforma le vittorie del generale prediletto del Führer in un trionfo del nazionalsocialismo. Un uomo molto amato. Sotto la regia di Josef Goebbels, Rommel diventa una marionetta nelle mani del regime. Erwin Rommel si presenta al Führer e riceve la nomina di feldmaresciallo. Quando l'ho visto davanti a Hitler così impettito, così fiero, eppure così emozionato, ho pensato, per lui deve essere il massimo offrire i suoi successi al Führer. Croce di ferro di prima classe con spade e brillanti. È il supremo ringraziamento di Hitler, un attestato di benevolenza che per il feldmaresciallo è motivo di immenso orgoglio. Ma Rommel ha già ricevuto, durante la prima guerra mondiale, la più alta onorificenza tedesca, la medaglia pour le mérite. Rommel partecipò a tutta la prima guerra mondiale dal 14 al 18, quasi sempre in trincea, come giovane tenente e straordinario animale tattico. Aveva una capacità di muoversi sul campo di battaglia incredibile ed era un grandissimo trascinatore di uomini, portava i suoi uomini, era un tenente, quindi poteva comandare un paio di centinaia di uomini, non certo di più. Ma li conduceva fino al massimo degli obiettivi, al massimo degli sforzi possibili. Fu anche in Italia, e appunto in Italia guadagnò la sua medaglia pour le mérite,
nell'ottobre del 17, il 24 ottobre partecipò all'offensiva detta di Caporetto, che comportò lo sfasciamento dell'esercito italiano e la ritirata fino al Piave. Rommel partecipò a tutta l'offensiva, combatté ancora sul Piave, dove in novembre i suoi tentativi di passare il fiume con dei piccoli reparti vennero fermati dalle truppe italiane. Negli anni della Repubblica di Weimar, Rommel si occupa dell'addestramento dei soldati nelle caserme. Dovere, obbedienza, patria, è questa l'etica del soldato. Vincoli come quelli imposti dal Trattato di Versailles devono essere cancellati. Potsdam, 21 marzo 1933. Si celebra la cerimonia per l'apertura del nuovo Parlamento. Per guadagnare il consenso dei conservatori e dell'esercito, Hitler onora le antiche tradizioni dello Stato prussiano. Rommel ne resta affascinato e scrive: che grande fortuna per la nostra nazione. Combatteremo sempre per la sua grandezza e la sua potenza. Nel suo libro sulla Prima Guerra Mondiale, Infanterie greift an, fanterie all'attacco, Rommel descrive con entusiasmo l'ascesa del Führer al potere. E Hitler gli è grato. Grazie a lui, Rommel fa carriera. Come responsabile del corpo di scorta di Hitler, assiste al trionfo del Führer nei Sudeti e in Austria. Goebbels la chiama la guerra dei fiori. Entusiasta, Rommel scrive: Dio l'ha incaricato di innalzare il popolo tedesco fino al sole. Sprigiona una forza magnetica, ipnotica. 1 settembre 1939, le truppe tedesche invadono la Polonia. La sera si passa sempre molto tempo a fare il punto della situazione. Mi è concesso di assistere e di quando in quando posso anche dire qualche parola. È incredibile la forza che emana il Führer. Spesso ho la possibilità di conversare intimamente con lui. Questa fiducia è la gioia più grande per me, anche più del grado di generale. Il Führer è di buon umore. Ogni giorno sediamo due volte alla sua tavola. Ieri mi ha permesso di sedergli accanto. In una birreria di Monaco, Hitler, come ogni anno, commemora l'anniversario del fallito putsch del 1923. Alle sue spalle il ticchettio di una bomba. Sono venuto in mezzo a voi per rivivere il ricordo di un giorno di enorme importanza. Per noi, per il movimento e quindi per l'intero popolo tedesco. Hitler abbandona la birreria pochi minuti prima dell'esplosione. Per la propaganda, un segno della preveggenza del Führer. Anche Rommel ci crede. L'attentato l'ha rafforzato nella sua volontà. È una vera gioia poter vivere insieme a lui questo momento. Pensa cosa sarebbe successo se l'attentato fosse andato a buon fine. Intanto l'ascesa di Rommel continua. Hitler chiese a mio padre: ha qualche desiderio? E lui rispose: mi piacerebbe essere al comando di una divisione corazzata. I vecchi generali di cavalleria non gliel'avrebbero permesso, nel migliore dei casi gli avrebbero assegnato una divisione alpina. Hitler esaudisce il suo desiderio. Rommel ottiene il comando della settima divisione corazzata. Può disporre dei Panzer, l'arma moderna che farà di lui una leggenda. Contro ogni regola spinge la sua unità direttamente nel cuore della Francia. La sua tattica è mandare avanti i carri armati dentro le linee francesi, senza preoccuparsi che vengano seguiti dal resto delle truppe. Rommel era il generale che stava alla testa dei suoi soldati, li spingeva all'attacco. Per noi giovani era la figura ideale del capo militare, così come veniva illustrata dai manuali. La cosiddetta divisione fantasma di Rommel arriva dove nessuno se l'aspetta. Era senza dubbio un capo carismatico. Uno che sapeva entusiasmare i suoi uomini, ma era anche incredibilmente abile dal punto di vista tattico. Ma non possiamo separare le sue imprese militari
dal contesto storico in cui sono avvenute. Per chi venivano compiute? Che guerra si combatteva? Per quale regime? Per il regime criminale nazista. La settima divisione di Rommel si distingue in imprese epiche nella campagna di Francia, ma conta anche il numero più alto di perdite. Settembre 1940, comincia l'offensiva italiana in Africa settentrionale. Mussolini sogna di costruire un nuovo impero romano. È il fallimento totale. Tre mesi dopo gli inglesi sfondano le linee italiane in Egitto. Il Duce si reca da Hitler per chiedere aiuto. Il Führer gli promette il suo generale più abile. Prima sono stato dal comandante in capo dell'esercito, che mi ha illustrato il nuovo incarico. Poi dal Führer. Si parte immediatamente. Il tempo di prendere lo stretto necessario. Questa missione è molto importante. 15 febbraio 1941. Rommel conduce a Tripoli le prime truppe tedesche. Viene composto un nuovo inno. Si comincia con un bluff. Nelle parate militari, Rommel fa sfilare più volte i carri armati per dare l'impressione che siano più numerosi. Le spie britanniche riferiscono di una forza militare che in realtà non esiste. La fama di Rommel l'aveva preceduto in Africa, se ne parlava molto, e soprattutto in quei giorni in cui noi sapevamo, aveva fatto arrivare le notizie che il nostro comando supremo era molto cauto, mentre Rommel voleva sferrare questo attacco ai britannici, noi lo sapemmo. Rommel in realtà comandò in Africa settentrionale sempre delle truppe italo-tedesche. Nelle resoconti successivi i tedeschi hanno sempre la tendenza a dimenticare gli italiani, salvo poi dare loro la colpa delle sconfitte. In realtà Rommel ebbe sempre ai suoi ordini più soldati italiani che non tedeschi. I tedeschi avevano mezzi migliori, carri armati, aerei, e quindi un ruolo più importante, ma gli italiani, che avevano un equipaggiamento mediocre, non infame, mediocre, combatterono sempre piuttosto bene accanto a Rommel e accanto alle sue truppe. Quindi tutte le vittorie e le sconfitte di Rommel in Africa settentrionale sono sempre vittorie e sconfitte italo-tedesche. Rommel diede anche dei giudizi diversi sui soldati italiani. Una volta disse che erano meglio, più bravi come lavoratori che come soldati, in altre occasioni ne disse anche molto bene. Ci sono giudizi altalenanti, certo che Rommel era molto amato e stimato dai soldati italiani. Appena arrivato, Rommel mette in campo l'Africa Corps. È costretto a bluffare di nuovo per ingannare gli inglesi sull'effettiva entità delle sue unità corazzate. Muove i suoi panzer alzando enormi nuvole di polvere. La RAF, l'aviazione inglese, rivela che ingenti forze nemiche marciano verso est. Sebbene fossimo per numero di gran lunga inferiori agli inglesi, il 6 aprile 1941 abbiamo sferrato l'attacco a El-Meshini. Nel contempo abbiamo spostato parte delle forze verso Derna per assumere il controllo della strada costiera e sbarrare al nemico la ritirata dalla Cirenaica. Il deserto è il territorio ideale per la guerra di movimento condotta da Rommel. Grazie ai suoi ingegnosi piani tattici, viene soprannominato la volpe del deserto. A due mesi dal suo arrivo in Africa, Rommel giunge alla frontiera egiziana. Il comando tedesco a stento riesce a inviargli i rifornimenti. Gli alti ufficiali della Wehrmacht non approvano il modo in cui il generale dirige le sue unità corazzate. Il comandante in capo di un'armata che si addentra nel deserto per 700-800 chilometri al comando di un gruppo di carri armati, in che modo può mantenere il contatto con le sue truppe? Quello era il suo modo di fare. Ai soldati questo piaceva da matti. Io da ufficiale non lo trovavo così entusiasmante. A Berlino, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Franz Halder, non apprezza il carattere ostinato di Rommel. Annota: Rommel non è all'altezza, dobbiamo fermare quel soldato uscito di senno.
Lo fermerà invece l'ottava armata britannica alle porte di Tobruk. È il maggio 1941. Il tentativo di Rommel di assaltare le fortificazioni si conclude in modo disastroso. I vertici dell'esercito parlano di un giocatore d'azzardo a rivista che manda le sue truppe allo sbaraglio. Il generale non la pensa così. Anche quella manovra di sfondamento, purtroppo, non si è conclusa con la conquista della fortezza. È stato così difficile rinunciare a Tobruk. Dopo un assedio durato oltre 6 mesi. Credo che incoraggiasse le sue truppe per spingerle verso la vittoria e che in fondo sacrificasse i soldati a cuor leggero. Penso che mirasse soprattutto a far carriera. Rommel vergaß niemals. Rommel non dimenticava mai che la morte di ogni soldato significava lutto e dolore per una famiglia. A me sembra che cercasse di limitare al massimo le perdite. Il suo motto era sudore invece che sangue. Il mito della guerra senza odio resiste. Non sempre è possibile garantire un pasto caldo al prigioniero, ma con noi i tedeschi si sono comportati bene. Per questo abbiamo sempre avuto un grande rispetto per loro. Consideravamo i soldati dell'Africa Corps uomini che facevano onore alla Germania, e questo in un periodo in cui accadevano avvenimenti che invece la disonoravano. L'Africa Corps era onorevole, e anche Rommel lo era. E poi c'è un nemico comune, il deserto. Si dice che in una tempesta di sabbia tutti diventino uguali. Nonostante il torrido sole africano, il tormento delle mosche intorno a noi, le tempeste di sabbia, la scarsità di cibo e acqua, i soldati e gli ufficiali tedeschi hanno dimostrato in quei giorni di saper superare qualsiasi difficoltà. Al contrario, la propaganda mostra un'immagine idilliaca. Nuotate nelle oasi, uova al tegamino cotte sui carri armati. La celebre canzone Lili Marlene diventa in pochissimo tempo il motivo favorito di tutti i soldati. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen bei der Laterne, wollen wir stehen. Ottobre 1941. Alle porte di Mosca la Wehrmacht subisce gravi sconfitte. Il mito della volpe del deserto serve a distrarre da tutto questo. 21 gennaio 1942. Rommel comincia la sua seconda offensiva in Libia, portando l'Africa Corps più a est di quanto anche i più ottimisti credano. L'attacco che abbiamo messo in atto contro il nemico il 21 gennaio è stato così violento da far fallire in un colpo solo tutti i loro piani. Per aggirare la cinta minata di 40 chilometri che parte da El Ghazala, Rommel scende a sud fino a Bir Hakeim. È l'ultima e la più grande impresa della sua carriera, la conquista della fortezza di Tobruk. La guerra è raccontata come una radiocronaca sportiva. Le 5:51. I nostri aviatori si lanciano uno ad uno nel fuoco della contraerea nemica. A terra, ecco le straordinarie immagini delle colonne di fumo che si levano dalle fortificazioni di Tobruk. Dall'alto arriva un carico di morte e distruzione. Un'imponente nube a forma di fungo si innalza nel cielo. Le bombe hanno centrato il bersaglio. 21 giugno 1942, Rommel conquista Tobruk, la vittoria più importante. Tobruk, il nome che si dà, ha una battaglia che in realtà fu molto più lunga e articolata. Nei documentari gli attacchi alle città, alle fortificazioni, sono sempre molto più spettacolari e molto più documentati che non la guerra nel deserto. In realtà la battaglia decisiva si svolge nelle settimane prima nel deserto, tra la fine di maggio e il metà giugno, quando le truppe molto corazzate italo-tedesche di Rommel sbaragliarono le truppe inglesi. Però la guerra nel deserto non è così spettacolare, perché i carri armati sono piccoli, si perdono nell'immensità del deserto, i colpi d'artiglieria sollevano quello che sembra solo uno spruzzo, mentre invece l'attacco a una città fortificata come Tobruk è molto più spettacolare. Quindi Tobruk è in un certo senso la conclusione
di una grande battaglia che è la più grande vittoria di Rommel in Africa settentrionale, che fa a pezzi le forze inglesi o britanniche e che apre la via all'avanzata in Egitto. La conquista della fortezza di Tobruk è il coronamento del lavoro svolto finora dalle nostre truppe. In questi lunghi mesi di battaglie, i soldati tedeschi e italiani hanno compiuto un'impresa sovrumana. Hanno superato fortificazioni in pietra, sbarramenti di terra, campi minati, con grande coraggio. Il sacrificio dei nostri caduti è servito alla vittoria della nazione. Parole forti. Il vincitore di Tobruk non delude le aspettative di Goebbels. Rommel è stato chiaramente uno di quegli eroi di guerra che hanno alimentato nel popolo tedesco l'illusione della vittoria finale. È stato un eroe che la propaganda non ha esitato a sfruttare. Rommel ha espugnato Tobruk in sole 24 ore. Una vittoria sopravvalutata dal punto di vista strategico, ma di fortissimo impatto psicologico. 33.000 soldati britannici sono caduti prigionieri delle forze italo-tedesche. Rommel si è rivelato un comandante coraggioso e determinato, qualità che piacciono a Hitler. Il Führer ha inviato il seguente telegramma al comandante in capo dell'armata corazzata Africa. Generale Feldmaresciallo Rommel, in segno di gratitudine e di apprezzamento per la sua abilità di comandante e per il suo impegno, decisivi ai fini dell'esito della battaglia, in data odierna la promuovo generale Feldmaresciallo, Adolf Hitler. Abbiamo saputo della sua nomina a generale Feldmaresciallo. Qualcuno l'aveva sentito alla radio. La voce si è sparsa in un battibaleno. Rommel era felice come un bambino. Stappammo una piccola bottiglia di spumante, ma niente grida di gioia, nessun banchetto. Ne prendemmo solo atto. La guerra andava avanti e c'era sempre il pericolo che mio padre morisse. L'offensiva prosegue verso l'Africa orientale e Rommel scrive a casa. Mancano ancora 150 chilometri ad Alessandria, un'avanzata che a tanti fa paura. Rommel, il grande vincitore, stava marciando davvero verso il Cairo, verso El Alamein. Noi ebrei eravamo sulle spine. La Palestina non era poi così lontana. Eravamo convinti che quell'uomo prima o poi ci sarebbe arrivato. Non faceva che raccogliere un successo dopo l'altro. Giugno 1942. Le truppe dell'asse avanzano lungo la via Balbia, che unisce Tripoli alla frontiera egiziana, con un'arteria stradale di 1600 chilometri. È un'opera costruita dagli italiani e utilizzata da tutte le forze belligeranti. Cambia nome ad ogni rovesciamento di fronte. Lungo questa strada, nella tana di El Alamein, il nemico è in attesa di Rommel. Per gli inglesi, El Alamein è l'unica occasione per fermare la volpe del deserto, bloccare la sua avanzata verso il Cairo. Viene costruita una linea difensiva con centinaia di migliaia di mine. Una barriera profonda diversi chilometri e lunga 50, che parte dal Mediterraneo e attraversando le sabbie del deserto, arriva fino all'insormontabile depressione di Kattara. Qui una manovra di accerchiamento è impossibile. Se Rommel vuole arrivare ad Alessandria, al Cairo e al canale di Suez, deve passare in mezzo. Il generale Auchinleck, che comanda le forze armate inglesi, si trova a combattere non solo contro i panzer tedeschi, ma anche contro il mito di Rommel. In un ordine del giorno dichiara: non è affatto un superuomo. E anche se lo fosse, sarebbe comunque inopportuno che i nostri soldati gli attribuissero poteri soprannaturali. P.S. Non sono geloso di Rommel. Non facevano che parlare tutti della volpe del deserto. I nostri capi erano molto infastiditi da questo. Cercavano di minimizzare la cosa, dicendoci che Rommel non era invincibile. Ma noi non ci credevamo. Ci sono due livelli da distinguere. Rommel fu uno straordinario comandante di carri armati,
In un teatro di operazioni come l'Africa settentrionale, che era secondario nel quadro della guerra mondiale, ma che si prestava straordinariamente a una guerra motorizzata su centinaia di chilometri. Rommel aveva capito che i carri armati sono una cosa nuova, i generali inglesi e italiani erano molto più conservatori e lenti nell'adoperarli. Rommel andava in prima fila, era con il primo gruppo dei carri armati, sentiva la battaglia, lui parlava proprio di senso, sentire la battaglia sulla punta delle dita, diceva. E quindi aveva una capacità di riflessi, una velocità di reazioni e una straordinaria audacia, per cui si buttava anche in offensive, a volte forse anche azzardate, non tutte le volte gli andava bene, ma fu quindi uno straordinario comandante dei carri armati, non l'unico della Seconda Guerra Mondiale. In Russia i tedeschi avevano masse di carri armati enormemente maggiori. L'altro aspetto è il mito, cioè Rommel divenne molto più famoso e molto più amato, diciamo, che non di quello che sarebbe giusto in confronto alle operazioni svolte, per una serie di ragioni, perché la guerra in Africa settentrionale era una guerra pulita, non c'erano popolazione, non c'erano massacri, non c'erano le cose orrende della guerra tedesca di Russia, non c'erano SS, neanche milizia fascista, c'erano solo una guerra corretta di tipo tradizionale. C'era da parte inglese una esaltazione di Rommel, era più facile dire abbiamo perso perché abbiamo dinanzi a noi un genio, anziché dire i nostri ufficiali non sono abbastanza addestrati. Quindi c'è da parte tedesca, si esalta Rommel perché avere subito la propaganda ci marcia, va bene, funziona, è il cavaliere senza macchie e senza paura. Da parte italiana Mussolini e i suoi generali non amavano troppo Rommel, ma le nostre truppe sì. Il mito quindi si è sviluppato, ha camminato, a un certo punto gli inglesi sono persino preoccupati, Rommel è troppo popolare anche presso i nostri soldati. Mito che ha poi continuato a vivere anche nei decenni successivi. Nel frattempo, anche per gli egiziani, Rommel diventa una figura mitica. Gran parte della popolazione spera che entri al Cairo per liberarla. Quasi ogni giorno ci sono manifestazioni popolari a favore di Rommel. Durante la grande avanzata del feldmaresciallo Rommel, gli egiziani credevano che sarebbe arrivato insieme alla Wehrmacht e li avrebbe liberati dagli inglesi. Tutti urlavano «Viva Rommel!» Sa il vecchio proverbio, «I nemici dei miei nemici sono miei amici». Alcuni ufficiali egiziani delle forze armate britanniche tramano per la liberazione dell'Egitto. Fra loro c'è il futuro presidente Sadat. Nelle sue memorie scrive: eravamo in continuo contatto con il quartier generale tedesco e operavamo in pieno accordo. L'ammirazione per Rommel cresce, anche se la situazione diventa sempre più difficile. Anche a Berlino si apprezzano le sue qualità di comandante. Goebbels annota: Rommel viene considerato una figura leggendaria da tutto il popolo tedesco. Di generali così dovremmo averne di più. Noi condannavamo quell'uomo. Per noi chiunque si schierasse con Hitler e lavorasse per lui era un criminale. È difficile valutare oggettivamente quel momento storico. Rommel e quelle generazioni sono stati le vittime prescelte della propaganda, vittime di un sistema di cui riconobbero troppo tardi gli obiettivi criminali contro l'umanità. Nonostante tutto, Rommel è ancora a suo agio sotto i riflettori della propaganda. Non sa fino in fondo quali siano i veri obiettivi di Hitler. È l'Alamein, lo scontro decisivo. Dopo le sconfitte subite a Tobruk dall'ottava armata, guidata dal generale Ricci, Churchill decide di far entrare in scena il generale Montgomery, che si fa inviare un'ingente quantità di armi offensive di cielo e di terra.
L'Afrika Korps rischia di essere annientata. Rommel vede solo una via d'uscita, la ritirata, ma Hitler ordina resistere fino all'ultimo uomo. L'ordine di resistere a oltranza determinò la sconfitta finale. Fu una vera catastrofe per Rommel. E per la prima volta il feldmaresciallo si rese conto che il Führer non mostrava nessuna pietà per i suoi soldati. Rommel mostra di avere spina dorsale, si oppone all'ultimo ordine del Führer. La sua sconfinata fiducia in Hitler ha subito un duro colpo. Intuisce la fine, scrive una lettera di addio alla moglie. Ricordo con amore e gratitudine i 26 anni della nostra vita trascorsi insieme. Il mio pensiero oggi va a te e a Manfred. Prego il Signore che vi conceda tutto il bene possibile. Passo le notti sveglio. Mi tormento pensando a come tirar fuori i miei poveri uomini da questa difficile situazione. Rommel trova una via d'uscita. Più tardi Rommel sarà apprezzato più per la sua ritirata da El Alamein che per la sua avanzata, poiché riuscì a riportare la sua armata fino in Tunisia. La battaglia di El Alamein comincia il 24 ottobre 1942 con l'offensiva inglese condotta con una strapotenza di mezzi. Rommel non c'è, Rommel ormai è stato allontanato dall'Africa in Germania, viene inviato d'urgenza dopo tre giorni per cercare di raddrizzare una battaglia che in realtà è già persa contro un nemico troppo superiore. Gli italiani e i tedeschi combattono bene, cedendo man mano dinanzi a un nemico più forte, fino al 4 novembre, quando finalmente Rommel, contro gli ordini, si ritira per salvare quello che può. In realtà per le truppe italiane non rimane quasi più niente, le truppe italiane si dovranno arrendere in massa perché non hanno mezzi per salvarsi. Rommel riesce a portare via qualche italiano e delle limitate forze tedesche sui pochi camion, i pochissimi carri che gli rimangono. Ha la fortuna che il generale Montgomery insegue con una straordinaria cautela, per cui Rommel potrà ritirarsi fino attraverso tutta la parte dell'Egitto, tutta la Libia, fino in Tunisia, nel corso di due mesi, eccetera, ma salvando quel poco che restava della sua armata. Novembre 1942, Rommel ordina la ritirata. Lo aspettano oltre 3.000 km nel deserto, braccato a est dagli inglesi e minacciato a ovest dagli americani, appena sbarcati sulle coste dell'Algeria e del Marocco. Mio padre, di propria iniziativa, volò fino al quartier generale del Führer per proporgli di far ritirare le truppe africane in Italia. Scoppiò una lite furibonda. Alla fine Hitler sbatté fuori mio padre. Poi gli corse dietro e lo richiamò. Marzo 1943. Rommel lascia il continente africano. Per sempre. Il Führer lo manda in licenza. L'Afrika Korps capitolerà a maggio. È costretto ad apparire in pubblico. Zio Rommel con i figli di Goebbels, un feldmaresciallo ormai disoccupato. Ma la sua immagine è ancora utile alla propaganda. Ci siamo seduti e abbiamo cominciato a parlare. Mi disse: Munninger, perché lei lo sappia, ha idea delle cose di cui sono a conoscenza? Io so soltanto quello che dicono i giornali e la radio. Con questo intendeva dire che lo avevano fatto fuori. Appare rilassato, ma è depresso. La guerra è persa. Purtroppo abbiamo a che fare con uomini il cui fanatismo sconfina nella follia. Dal 1942 abita con la famiglia a Herlingen, vicino a Ulm. Qui, nell'autunno del 1943, ospita il vecchio amico Karl Strölin, borgomastro di Stoccarda. Gli raccontò delle esecuzioni di massa in Polonia,
e che gli ebrei venivano uccisi col gas. Ne parlarono a casa nostra. Rommel stenta a credere a cose che sembrano inconcepibili. Sapeva tutto, ma come uscire da quella situazione? Il proprio paese, un paese criminale. Una via d'uscita potrebbe essere mettere da parte Hitler, ma quando il Führer lo chiama, è pronto ad obbedire. Deve impedire lo sbarco degli alleati in Francia. Come sempre, si mette al lavoro con determinazione, ma non ha più l'entusiasmo di un tempo. Rommel aveva perso l'antico slancio. Questo poteva capirlo solo chi lo aveva conosciuto anni prima. Non che trascurasse i suoi doveri, questo mai, ma era cambiato. Era diventato un'altra persona. Oramai Rommel si aspetta il peggio. Nel suo quartier generale, il castello di La Roche-Guyon, la tensione sale. Cresce la preoccupazione per il futuro della Germania. E cresce la paura di una guerra su due fronti. Rommel si chiede se è giusto continuare, ma i suoi dubbi in futuro verranno usati contro di lui. Va avanti e indietro lungo il litorale della Manica, partecipa alla costruzione del Vallo Atlantico, la formidabile difesa costiera costruita dai tedeschi per evitare l'apertura del fronte occidentale. Al popolo tedesco viene presentato un Rommel sempre più vitale ed efficiente. Il generale Feldmaresciallo Rommel ha in pugno la situazione sul fronte occidentale. La Wehrmacht è pronta ad accogliere qualunque tentativo di sbarco del nemico lungo questa costa. La Roche-Guyon, il quartier generale di Rommel, diventa un punto d'incontro dell'opposizione militare interna. Il maggiore von Stülpnagel e il capo di stato maggiore Speidel cercano di convincere il feldmaresciallo a collaborare per bloccare il conflitto a ovest. Intanto progettano l'attentato a Hitler. Rommel probabilmente non sa nulla. Adesso si prepara alla difesa in attesa dello sbarco. E così rinasce la speranza. La fiducia cresce ancora. Se gli inglesi ci lasciano altri 14 giorni, non avrò più timori. Sull'altra sponda della Manica, la volpe del deserto fa ancora paura. Fu un colpo terribile. Di nuovo lui? No, per carità. Marzo 1944, il morale delle truppe è alto. Considerando lo spirito dei nostri soldati, i nuovi armamenti, i mezzi che abbiamo a disposizione, guardiamo con grande serenità ai prossimi avvenimenti. E possiamo affermare che la situazione è ottima. Se gli inglesi sbarcheranno qui, non credo che vorranno affrontarci di nuovo. Rivederlo nei cinegiornali mi fa una certa impressione. So che quello è mio padre, ma quando lo sento resto sorpreso perché ho un ricordo diverso del suo modo di parlare. Per il 6 giugno è previsto brutto tempo. Rommel parte per Erlingen. Vuole essere a casa per il compleanno di sua moglie. La mattina del 6 giugno il generale Speidel telefonò a mio padre e gli disse che sulla costa c'era del movimento. Si sentivano i colpi delle mitragliatrici, ma ancora non si capiva se l'invasione fosse cominciata. Sentì mio padre chiedere: devo partire subito? E Speidel rispose che si poteva aspettare un po' e che avrebbe richiamato non appena fossero giunte notizie più precise. Mio padre fece subito preparare le valigie e circa un'ora dopo arrivò la telefonata di conferma che lo sbarco aveva avuto inizio. 6 giugno 1944, è il D-Day, lo sbarco in Normandia. Mentre Rommel festeggia il compleanno della moglie e Hitler trascorre la notte al Berghof, l'invasione ha inizio con massicci attacchi aerei. Come a El Alamein, il feldmaresciallo non è presente nel momento decisivo. Gli alleati non sbarcano a Calais, come avevano fatto credere ai tedeschi, ma in Normandia. Le truppe naziste non riescono a respingere lo sbarco degli anglo-americani. Gli alleati costruiscono teste di ponte. L'esito finale comincia a delinearsi.
Gli avversari di Rommel sono due vecchie conoscenze dell'Africa del Nord. Il generale Montgomery e il generale Eisenhower. I panzer tedeschi, fatti entrare in scena troppo tardi, sono facile preda dei raid aerei alleati. Dopo una settimana dall'inizio dello sbarco, la situazione diventa sempre più disperata. Mentre i soldati tedeschi combattono una battaglia persa contro una potenza numericamente superiore, mentre a migliaia cadono ogni giorno nelle mani del nemico, mentre il numero dei caduti aumenta e cominciano ad essere mandati al macello anche i sedicenni, Rommel e il feldmaresciallo von Rundstedt chiedono al Führer una soluzione immediata. Per un periodo relativamente lungo, mio padre era convinto che se a Hitler fosse stata illustrata la situazione in termini concreti, il Führer avrebbe tratto da solo le logiche conclusioni. Rommel si illude di poter convincere Hitler a trovare un accordo. Il Führer lo fa allontanare. Speidel si fa di nuovo avanti. È probabile che abbiano discusso dell'attentato poco prima di morire, quando avevamo già gli agenti della Gestapo davanti alla porta di casa. Mio padre mi disse di ritenere Hitler più pericoloso da morto che da vivo. Anche per questo era contrario all'attentato. Il ruolo di Rommel nel complotto contro Hitler è noto, anche se qualche piccolo particolare rimane sempre da definire. Cioè, Rommel non partecipò alla congiura di un gruppo di ufficiali per uccidere Hitler il 20 luglio del 1944, né fu informato dai congiurati, tra cui appunto Speidel, che gli era molto vicino, non li denunciò e diede una disponibilità di massima a collaborare con i rivoltosi in caso di successo. Questo è quello che noi sappiamo e che è abbastanza sicuro. Il problema è la difficoltà per un ufficiale patriota, nazionalista, convinto che la guerra fosse giusta, convinto che la guerra andasse vinta, la difficoltà di ribellarsi contro un dittatore, un potere politico che aveva lungamente apprezzato, anche quando si rende conto che Hitler ormai sta portando la Germania alla rovina. Cioè, il problema per questi ufficiali non è che il nazismo andava bene per loro, però dinanzi al crollo, al disastro totale della Germania, preferivano una resa, che invece Hitler non voleva, e si rendevano conto che proseguire era solo un disastro. Per cui c'è una difficoltà, dobbiamo ribellarci, è giusto o no? Alcuni ufficiali fecero una scelta chiara, politica e morale. Rommel rimase a metà, cioè sono d'accordo ma non voglio agire io direttamente. Naturalmente per Hitler queste differenze non contavano e quindi fu deciso di eliminarlo quando fu chiaro che in qualche modo era stato implicato. Certo, Rommel non era disposto a prendere parte ad un attentato contro Hitler. Riteneva che dovesse andarsene, che dovesse essere arrestato. Dopo la guerra, Rommel sarebbe stato disposto ad assumere lo stesso ruolo di guida che il generale Paul von Hindenburg aveva ricoperto all'indomani della Prima Guerra Mondiale. Rommel vuole a tutti i costi porre fine al conflitto e sa che gli resta poco tempo. Chiede per iscritto a Hitler di abbandonare il comando supremo sul fronte occidentale. Discusse con i comandanti su come avviare le trattative per un armistizio a Occidente e permettere alle truppe tedesche di ripiegare fino ai confini. 17 luglio 1944. Rommel torna nel suo quartier generale di La Roche dopo una missione. Viaggia a bordo di un'auto scoperta, senza scorta come sempre.
Successivamente il capitano Helmut Lang riferirà nei minimi particolari ciò che accadde qui, nella piccola frazione di Saint-Foy-de-Montgomery. Ero seduto sul sedile posteriore dell'auto del feldmaresciallo. Verso le 18 giungemmo a Livarot. Appena arrivati notammo 8 cacciabombardieri che volavano in cerchio sopra la città. D'un tratto ci fu comunicato via radio che 2 aerei avevano virato verso la strada. Fu ordinato all'autista, il maresciallo capo Daniel, di raggiungere più in fretta possibile una stradina in un parco distante circa 300 metri. Prima che raggiungessimo quel viottolo, però, gli aerei nemici erano già scesi in picchiata sopra di noi e il primo cominciò a fare fuoco. Daniel, l'autista di mio padre, fu colpito alla spalla sinistra, il braccio fu strappato via. Lang fu colpito da una granata e si ruppe il bacino. Mio padre volò fuori dall'auto, pieno di schegge. La notizia sconvolse me e mia madre, ma ci consolava il fatto che mio padre fosse ancora vivo. 20 luglio 1944. Il Führer resta ferito in seguito a un attentato nel suo quartier generale a Rastenburg, nella Prussia orientale. Tra i feriti più gravi nella Tana del Lupo c'è anche il generale Rudolf Schmundt, amico di Rommel e aiutante di Hitler. Attraverso Schmundt, Rommel poteva comunicare direttamente con Hitler. 10 settimane dopo l'attentato, Schmundt muore misteriosamente. Molti sospettano che dietro le quinte ci sia Martin Bormann. L'attentato è un ottimo pretesto per una epurazione in grande stile che coinvolgerà anche Rommel. Alla fine di settembre, Bormann redige un documento segreto. Rommel sapeva dell'attentato, ha perfino dichiarato che qualora questo fosse andato a buon fine, si sarebbe messo a disposizione del nuovo governo. Gli intrighi di Bormann hanno conseguenze fatali per Rommel. Anche Goebbels volta le spalle al generale. Il Führer è convinto che Rommel, per quanto non abbia preso parte ai preparativi dell'attentato, ne sia stato comunque informato. Devo dire che dal punto di vista umano, questa è per me la più grande delle delusioni. Hitler decide di eliminare Rommel, un tempo il suo generale prediletto. Le gelosie maturate in seno ai vertici della Wehrmacht lo aiuteranno nel suo scopo. Verrà istituita una corte d'onore, un tribunale militare, anticamera del tribunale del popolo. La corte d'onore sarebbe stata una farsa. Era già abbastanza paradossale che sull'onda degli eventi i generali tedeschi si prestassero a questa commedia. Il feldmaresciallo von Rundstedt, che al momento del commiato nel quartier generale in Francia aveva detto a mio padre più o meno che Hitler poteva anche andare al diavolo, ebbene proprio lui sarebbe stato il presidente della corte d'onore. Questo dimostra quanto fossero forti le pressioni e come Hitler intendesse spezzare la schiena dell'esercito. A casa, a Erlingen, Erwin Rommel si rende conto che ormai non ha più scampo. Gli uomini della Gestapo ormai sostavano a casa nostra giorno e notte. Allora mio padre disse: non gli renderò certo le cose semplici, non si sarebbe fatto ammazzare. E così fece venire una pattuglia dell'esercito a presidiare la casa. Ma il suo destino era segnato, al punto che disse: può darsi che io stasera non sia più vivo. 14 ottobre 1944, alle 10 del mattino. Erwin Rommel esce col figlio a fare una passeggiata. In quello stesso momento un treno è quasi arrivato a destinazione, la città di Ulm, sul Danubio. Il convoglio trasporta una corona funebre. A Berlino sono già stati predisposti i funerali di Stato. Sempre a Berlino viene dettato il telegramma di condoglianze. Erlingen, vicino Ulm. Verso mezzogiorno, una limousine nera proveniente da Berlino entra nella tenuta di Erwin Rommel. Arrivarono il generale Burdorf, il generale Meisel, salutarono battendo i tacchi e chiesero di parlare in privato col feldmaresciallo. Poi uscirono. Meisel uscì un po' dopo. Rommel è accusato di complicità nell'attentato al Führer.
gli vengono offerte due possibilità: il suicidio col veleno o il processo davanti al Tribunale del Popolo e l'inevitabile coinvolgimento penale dei familiari. Erwin Rommel decide di tutelare la famiglia e sceglie il veleno. In realtà Rommel non aveva nessuna scelta, perché se non si fosse suicidato lui subito, sarebbe stato certamente suicidato dai nazisti mezz'ora dopo o il giorno dopo, perché Hitler non avrebbe mai affrontato un processo pubblico di risonanza a un generale della popolarità di Rommel sotto l'accusa di tradimento. Anche tutte le eliminazioni di tutti coloro che avevano preparato la congiura del 20 luglio 1944 avvennero tutte senza pubblicità. Ci furono dei processi segreti e comunque delle esecuzioni sommarie. Quindi non è che se Rommel avesse voluto sacrificarsi per rendere pubblica la sua rifiuto del nazismo, non ci sarebbe mai arrivato, non gliel'avrebbero lasciato. In realtà lui dovette scegliere tra suicidarsi subito o essere ucciso, con la promessa che nel primo caso la sua famiglia non avrebbe avuto nessun danno. Nel secondo caso poteva forse rischiare la tortura o una morte infelice e la sua famiglia essere sterminata. Dopodiché non ebbe nessun dubbio e si suicidò subito, come era nel suo stile. Muore suicida per volontà di un regime che gli ha fatto fare la parte dell'eroe e lo ha costretto ad una morte da eroe nel momento in cui non è più stato al gioco. Mio caro Rommel, il nostro Führer e comandante supremo intende porgerle per il mio tramite il suo più profondo ringraziamento e il più sincero commiato. Ai suoi cari affranti e al loro profondo dolore va tutta la nostra compassione. La sua eroica morte rinnova in tutti noi il motto «Lotta fino alla vittoria». Mio padre era un uomo pieno di contraddizioni, vissuto in un'epoca in cui era incredibilmente difficile conservarsi retti e onesti. Io forse sono migliore di coloro che vissero in quel periodo? Come mi sarei comportato? Dobbiamo chiedercelo, sempre.